Un disegno di legge dei membri privati presentato da un deputato laburista potrebbe dare al re il potere di rimuovere i titoli reali del principe Harry, Meghan Markle e del principe Andrew. Il duca e la duchessa del Sussex potrebbero essere privati dei loro titoli reali se un nuovo disegno di legge dei membri privati raggiungesse il successo in Parlamento. Il disegno di legge proposto consentirebbe al re di rimuovere i titoli all'interno della famiglia reale a sua discrezione o in seguito a una raccomandazione formale del governo. La notizia arriva dopo che il re ha richiesto un emendamento al Regency Act per insediare la principessa Anna e il principe Edoardo come consiglieri di Stato. Secondo le attuali linee guida, il principe Harry e il principe Andrew sono rimasti consiglieri di Stato, sebbene nessuna delle due figure reali sia stata coinvolta da tempo con incarichi reali ufficiali. Parlando al Daily Express Royal Roundup, la conduttrice Pandora Forsyth ha riferito: il principe Harry mantiene ancora il suo titolo nonostante il fatto che non stia svolgendo alcun dovere reale a livello pubblico perché vogliono la privacy. Certo. Questo solleva anche un intero mondo di problemi, posso immaginare, per Re Carlo. Il corrispondente reale del Daily Express Richard Palmer ha aggiunto: la cosa interessante dei titoli è che il monarca non ha il potere di rimuovere i loro titoli, quindi sarebbe necessario un cambiamento nella legge. Rachel Maskell, il deputato di York, presenterà un disegno di legge sui membri privati al Parlamento all'inizio di dicembre che lo farebbe. Rachel Maskell ha presentato una proposta per un disegno di legge sulla rimozione dei titoli, che entrerà in seconda lettura alla Camera dei Comuni il 9 dicembre. Parlando del disegno di legge dei membri privati, il deputato laburista ha dichiarato: i residenti mi hanno chiarito a febbraio che volevano che il titolo di duca di York fosse rimosso da Andrew, il secondo figlio della regina, all'indomani delle rivelazioni sui suoi affari personali.